Buon pomeriggio e benvenuto in questo nuovissimo video relativo a questa serie dove vado a condividermi per quello che è il mio processo interiore eh, come appunto hai visto anche negli scorsi video relativo appunto a questa playlist, a questa serie e veramente voglio ringraziarti di cuore per tutto il tuo tempo, per la tua presenza e per tutto il tuo supporto nei vari canali sociali. Voglio come sempre anche invitarti ad iscriverti, a lasciare un, un like a questo video nel caso questi contenuti ti eh, siano d'aiuto appunto e, e tu li senti in sintonia con te inoltre ti invito ad iscriverti al gruppo facebook gratuito relativo agli artisti della consapevolezza che trovi nel primo commento dove appunto mi vado personalmente a condividere per quelli che sono i miei pensieri durante le giornate ed inoltre potrai farlo anche te in totale autonomia questi video non escano con una data uh, preimpostata come quelli di Amazon, ma sono video che appunto io faccio per che faccio quando lo sento sostanzialmente e... e quindi sono totalmente free, totalmente random e uh, vengono proprio da uno stato di uh, profondità mia, appunto, che mi sento di andare a condividere. Bene, oggi che cosa voglio condividerti? Non sarà un video particolarmente lungo, ma è una cosa, una consapevolezza che ho raggiunto soprattutto nelle ultime settimane, ovvero di quanto i nostri traumi interiori di quando siamo piccoli vadano a farci poi ad agire in modo autosabotante durante le nostre giornate eh, e quindi questo ovviamente ci porta a eh, non ottenere risultati o, o a ottenerli in modo incostante, o meglio... A, diciamo avviare un progetto e poi bruciarlo completamente o comunque distruggerlo o comunque se otteniamo dei risultati poi a perderli a causa di comportamenti errati tossici ecco eh, da dove nasce tutto questo quello che ho compreso e che ti vado adesso a condividere eh, l'ho compreso in primis ovviamente come ti ho detto inizialmente proprio su di me quello che notavo durante le, le mie giornate è che eh, io sostanzialmente avviavo dei progetti ehm, e poi quello che succedeva è che anche se avevano dei risultati poi c'erano certe fasi eh, durante le mie giornate o comunque durante, in alcuni periodi dove io andavo a distruggere tutto quello che avevo fatto. E ora qui non si tratta di eh, programmazione, di eh, inconscio, di ripulire le... Eh, di autoprogrammarsi e così via come ti viene detto tante volte, no? Ascoltati i discorsi motivanti tante volte al giorno, di business e così via, e ti eh, autoprogrammi. Beh, questa cosa ovviamente non funziona se eh, abbiamo dei traumi interiori di quando siamo piccoli che non conosciamo ma che influenzano la nostra vita. Ora, ci sono persone che eh, sono influenzate da questi traumi per gran parte delle giornate e persone meno. Ovviamente ognuno ha il suo processo, ognuno ha, ha il suo percorso, quindi non c'è mai giusto e sbagliato, come ti dico sempre, semplicemente ognuno vive eh, la sua vita per quello che è, per quello che sente, non c'è mai giusto e sbagliato, tutto serve alla fine per farci andare verso l'amore. E questa cosa è molto molto importante. E sostanzialmente quello che ho compreso è che eh, questi comportamenti sabotanti in un certo senso che comunque non ti fanno andare oltre un certo tot di risultati e ti riportano sempre, diciamo, un passo indietro. Sono eh, per lo più dati dai nostri traumi interiori, passati di quando eravamo molto piccoli. Eh, nel mio caso specifico, si tratta di eh, situazioni familiari dove, appunto, ho, avuto, ho vissuto delle situazioni non molto piacevoli quando ero piccolo in famiglia, e questo, ovviamente, poi ha portato a dei. Diciamo eh, dei vuoti che si creano nell'età adulta o comunque quando cresci ehm, in determinati momenti della giornata, quindi si crea una sensazione di vuoto. Quindi, partendo dai traumi interiori di quando siamo piccoli, noi poi in futuro, quando cresciamo, viviamo delle. Uh, dei vuoti interiori che ci portano quindi mancanza e quindi dolore e noi andiamo a colmare queste mancanze e questi dolori con dei comportamenti tossici o con delle sostanze tossiche, possono essere le droghe o con le sigarette o con insomma cibo spazzatura o con delle relazioni tossiche tante volte e questo ovviamente ci porta in una spirale negativa. E anche se in dei momenti pensiamo di avere il controllo, poi è come se fosse una dipendenza che poi ci ritorniamo. Quindi eh, costruiamo, ma poi, boom, torna di nuovo quell'evento, quella sensazione di disagio dentro di noi, e rico è come se tutte le volte si ripetesse lo stesso scenario. Ma questo perché avviene? Perché ti avviene se ti avviene? Perché appunto ha dei traumi interiori di quando sei piccolo. E questi traumi, ti ripeto, ti portano a un senso di vuoto... In alcune fasi della giornata o in tutta la giornata, e te cercherai di colmare quel vuoto con un qualcosa di esterno a te. E poi da quella mancanza vuoto, quindi risultati che, eh, che fanno schifo sostanzialmente, e da lì ricomincia il tutto. Beh, come si fa a uscire da questo, da questo circolo vizioso negativo? Come si fa? Beh, eh, sostanzialmente iniziando ad amarci. Quindi una cosa che io personalmente ho fatto è stata quella di eh, fermarmi e iniziare a ascoltare quei momenti dove sentivo queste sensazioni di vuoto interiore che poi si manifestano sotto l'aspetto fisico in, determinate, in, in certe condizioni che possono essere dei blocchi eh, in determinate parti del corpo c'è cioè chi prende lo stomaco, chi la gola, chi insomma prova dei sensi di angoscia profondi e così via insomma un senso di vuoto che ti porta a eh, fare delle azioni di impulso totalmente errate per non stare male. La maggior parte delle persone colma questi vuoti con, e non so se questo è il tuo caso ovviamente, con delle compagnie qualsiasi, possono essere degli amici, eh, ragazze o ragazzi, insomma, qualsiasi persona che ci permette di sentire meno quel vuoto, anche se poi lo senti lo stesso, però con una compagnia diciamo riesci a distrarti meglio. Quindi diciamo che in un certo senso è più facile andare a eh, colmare le nostre mancanze con un qualcosa di esterno rispetto a affrontare, in un certo senso, tra virgolette, quindi accettare le nostre mancanze e guardarci in faccia per quello che realmente siamo. Anche perché alla fine il dolore non è mai piacevole a primo impatto, ma è proprio lì che poi si nasconde la chiave del nostro amore. No? Quindi una cosa che personalmente ho fatto è stata quella di entrare dentro di me quando sentivo questi vuoti e lo sto facendo tutt'oggi per andare a conoscermi e a stare fermo in uno stato di quiete per capire da dove vengano questi vuoti. E infatti facendo questo processo interiore ho capito che venivano appunto da dei traumi di quando ero molto piccolo. Ho meditato, mi fermo e medito in quelle, senza... in quelle fasi lì. Quindi durante la giornata, a me nello specifico, il vuoto prende più magari durante la sera perché quando ero piccolo, ho, vivuto, ho vissuto, non vivuto, ho vissuto dei traumi eh, durante la sera, soprattutto durante le fasi della sera della giornata, e quindi andando a eh, capire come mai prendeva questo senso di vuoto durante la sera, sono andato dentro di me e ho trovato, diciamo, la verità. Quindi ho iniziato a capire da dove veniva tutto questo, certo soffrendo eh, mh, sfogandomi anche in certi, in certi casi per andare ad accettarmi ad amarmi quindi il dolore è necessario inizialmente per poi andare ad accettarlo capire da dove viene e quindi poi amarti anche con questo quindi ovviamente le esperienze che hai vissuto non, mh, non è che le cancellerai ti rimarranno sempre però le inizierai ad accettare quindi accettandoti inizierai ad amarti e quindi Amandoti la vita farà lo stesso con te. Come dico sempre, la vita è un tuo riflesso, non è nient'altro. La vita non è un qualcosa che è al di fuori da te. Non è un qualcosa che devi risolvere fuori. La vita si manifesta quando te sei pronto per quelle determinate circostanze. Se te sei in un loop negativo interiore, fuori di te avrai una vita negativa, tossica, una vita che ti, ti leva energia invece di dartela quando invece sei in un loop positivo interiore, quindi quando ami te stesso, in breve ovviamente la vita ti darà più amore, ti darà più risultati e così via. Come dico sempre, fuori è sempre un tuo riflesso, fuori sei sempre te. Quindi è importantissimo che tu comprenda che eh, non devi tanto agire fuori quanto agire dentro. Durante le giornate cerca di avere più tempo per te e meno tempo per gli eventi esterni, vedrai che eh, tutto poi... Si va a bilanciare. Quindi è molto importante ehm, che tu ti ami. Quindi amarsi alla fine è la chiave per interrompere questo circolo vizioso di autosabotaggio e non basta, e l'ho provato su di me: non basta andare a eh, autoprogrammarsi sparandosi nelle cuffie H24: delle citazioni, delle Qualcosa l'ho fatto per un periodo, anche per un mese di fila, cercavo ogni giorno di mettermi nelle cuffie dei discorsi che mi avrebbero eh, riprogrammato, ma la realtà è che non funziona. Questo perché, perché non funziona? Perché non basta agire sulla superficie, ma bisogna agire sulla radice. E per agire sulla radice, bisogna vederla, bisogna comprenderla e capire esattamente come si è formata e che, co che cos'è. Una volta capito quello, riusciamo a accettarla, e quindi la guerra interiore finisce e di conseguenza non siamo più in guerra con qualcosa di esterno. Alla fine, se ci pensiamo bene, la maggior parte delle volte agiamo per proprio colmare questo senso di vuoto o questi sensi di vuoto che ci vengono da dei traumi infantili, da delle situazioni che non abbiamo magari accettato perché, ovviamente, eravamo piccoli. E attenzione non c'è mai niente di sbagliato in questo, non c'è niente di sbagliato sul fatto che eh, abbiamo visto le situazioni magari difficili, chi più chi meno, non c'è niente di sbagliato, tutto deve andare così per evolvere, per farci evolvere come anime e quindi questo va più che bene. Quindi niente, questo video era appunto per condividerti quello che ho appreso e ne ho parlato anche su Instagram, se ancora non mi segui ti invito a seguirmi eh, dove appunto anche lì mi condivido, condivido un po' le mie esperienze, soprattutto a livello delle storie. Però questa cosa è molto importante perché ti farà capire che eh, non devi agire su qualcosa di esterno a te, compresi i tuoi pensieri superficiali, ma devi. Andare ad amarti nel profondo. Beh, alcuni ancora si chiedono come ci si fa ad amare realmente. Basta che ti fermi e ti ascolti durante le giornate. Avrai dei momenti in cui sei motivato, dei momenti in cui non hai voglia di far niente. Ecco, cerca di capire come mai, da dove viene tutto questo. O soprattutto, che cosa senti? Semplicemente hai voglia di fare una cosa falla, ma soprattutto cerca di essere, di, soprattutto più che essere, cerca di stare bene. Solo. Questo oggigiorno può sembrare eh, sembra semplice da dire, ma in realtà nella società di oggi è complicatissimo stare bene da soli perché ci dobbiamo confrontare con ciò che siamo, con i traumi che abbiamo nel profondo, e non è affatto facile. Quindi, eh, se riesci a stare bene da solo senza doverti colmare senza colmare i tuoi vuoti con qualcosa di esterno a te, allora vai tranquillo, che non avrai problemi a ottenere quello che vuoi nella vita perché semplicemente la vita sei te quindi se te in primis riesci ad accettare completamente te stesso beh riuscirai a accettare qualsiasi cosa là fuori nella vita e quindi agirai da uno stato di abbondanza perché avrai accettato te stesso quindi non avrai un vuoto ma avrai amore e pienezza dentro di te e non ci saranno problemi là fuori a livello di risultati e di eh, i problemi da risolvere non ci saranno quindi mm, sarai sereno e vi potrai vivere in pace e gioire con le persone eh, con cui appunto vuoi condividerti. Bene, io ehm, mi auguro che questo video appunto ti sia stato di aiuto, io vado in conclusione, non voglio dilungarmi ancora molto, semplicemente era un video dove appunto andavo a eh, e vado e sono andato a raccontarti quello che è stato il mio processo per comprendere che cosa ci porta a autosabotarci, e a distruggere sempre i risultati che creiamo anche se non subito magari a, dist a distanza di qualche mese ci facciamo accecare da qualcos'altro e soprattutto cos'è che ci porta e porta la nostra mente sempre a, cer a cercare qualcosa di più o di esterno a noi per farci ehm, per darci quel finto senso di soddisfazione semplicemente per colmare questi vuoti interiori quindi ricapitolando abbiamo vissuto chi più chi meno un po' tutti dei traumi inter interiori, dei traumi di quando eravamo piccoli, abbiamo vissuto dei traumi in, nell'età infantile che poi quand quando cresciamo diventano dei, diventano dei vuoti, che mh, superficialmente non riusciamo a riconoscere da dove vengono e quali sono questi traumi, quindi si manifestano dei vuoti e cosa facciamo? Cerchiamo di colmare questi vuoti perché se no stiamo male, colmando questi vuoti andiamo a fare delle azioni che ci portano a risultati negativi. Quindi l'unico modo, ripeto, è conoscere i nostri traumi, accettarci e di conseguenza uh, svaniranno i problemi in superficie. Agendo sulle radici, i rami saranno a posto. Prendendo sempre di riferimento, come sai bene se mi segui, la natura. Bene, uh, io ti ringrazio ancora di cuore per avermi seguito fin qui. Se hai visto tutto il video, veramente un grazie ancora. Spero che l'audio si senta bene questa volta e io ti auguro ancora di amarti il più possibile, di prenderti sempre il tuo tempo durante le giornate, lascia un like se questo video ti è piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video quando lo sentirò relativo alla mia crescita interiore, comunque a queste prese di consapevolezza che sicuramente andranno a aiutare anche la tua vita e la tua consapevolezza e crescita in tutto ciò che è il tuo processo. Un abbraccio. Grazie ancora.